Ma semplicemente per ringraziare, credo che sia nelle testimonianze di periodi diversi dell'attività di mio suocero, siano state colte le caratteristiche che io personalmente ho avuto la possibilità di incrociare. Io l'ho conosciuto nell'86-87 e credo che stesse a Napoli, se non già a Tor Vergata, e direi che veramente raramente un insieme di testimonianze così diverse, legate dagli anni 50 agli anni 90, da Pavia a Tor Vergata, è in grado però con dei flash di tratteggiare una personalità. Poi certamente la condizione del fidanzato di uno dei sette figli o successivamente del genero non è la stessa di un collega, di un allievo nel campo universitario. Però io ho avuto modo di riconoscere i tratti di cui avete parlato, innanzitutto il grandissimo senso delle istituzioni, lui era anche di fronte a una persona come me, che in quell'epoca era anche non esattamente ancora un uomo delle istituzioni, era molto legato al suo percorso istituzionale, al fatto di avere lavorato con il ministro Scelba, oltre che l'esperienza della Fucci. E poi c'era un fenomeno comune, quello della mia figlia, il paradosso che io ho conosciuto mia moglie piuttosto tardi, cioè alla fine degli anni Ottanta, ma mio padre e suo padre andavano a scuola insieme nell'Istituto Massimo a Roma, due famiglie di ispirazione cattolica anche piuttosto diversa, per esempio che assunsero Tommaso e mio padre in posizioni per esempio molto diverse dal 74, quando ci fu la prova del referendum, e di quello spesso ricordo parlavamo, perché lui poi si era impegnato moltissimo nel referendum, ricordava dei confronti televisivi con Marco Pannella e forse l'amicizia con Gabriele Lombardi aveva influito anche in questa sua posizione molto decisa. E senso delle istituzioni, profonda fede religiosa, e davvero ha ragione, credo, il professor Astorri, negli ultimi anni della sua vita anche un po' di inquietudine per come le cose si stanno sviluppando, per il contesto generale, insomma non una piena soddisfazione, nonostante una famiglia bellissima che certamente lo ha aiutato, e una moglie straordinaria, Giuliana, che alla tenera età di 94 anni, forse ci segue in streaming, ma comunque è presente in mezzo ai nomi. La lezione dal mio punto di vista è molto semplice, cioè che poi al di là degli aspetti accademici, io non sono certo un esperto di diritto ecclesiastico o di diritto canonico, c'è una scuola di pensiero di cattolici impegnati per le istituzioni, impegnati per lo Stato, impegnati nell'insegnamento, che ha attraversato posizioni diverse, qui si sono ricordate da Aldo Moro a Vittorio Bachelet,
tutte persone alle quali loro o ai loro figli, anche io sono stato molto legato nel corso della mia vita, però lì c'è una scuola straordinaria di capacità di combinare due cose che sembravano destinate a non incrociarsi per un periodo della storia italiana, cioè una profondissima fede religiosa e un grande spirito laico delle istituzioni. E questa lezione, io credo, è una lezione che, al di là dell'affetto per mio suocero, ci viene dalla vita, dall'insegnamento, dall'esperienza umana di Tommaso Mauro, così come delle persone che stanno accanto a me e che anche loro sono la testimonianza di questo straordinario impegno. E quindi, a cominciare da Virginio Rognoni, diciamo per anzianità, presidente Mirabelli, professor Pisani e professor Astori, veramente vi ringrazio per questa occasione di cui certamente Tommaso, se sarà informato, sarà molto grato. Grazie.